Grande Juventus ieri col Frosinone, in casa del Frosinone, vittoria per 2-1 e portati a casa 3 punti. Purtroppo non siamo riusciti a diminuire la distanza che ci separa con l'Inter, che si riporta nuovamente a più 4 da noi con la vittoria che c'è stata con il Lecce, 2-0 per l'Inter con Lecce in casa dell'Inter. Penso che comunque la Juventus ha fatto una buona partita, grandissimo gol di Yildiz, assolutamente quello formidabile veramente, che come ha detto il telecronista ha sfidato le leggi della fisica, quello ha sfidato le leggi della fisica. Poi ci siamo un po' addormentati nella ripresa, all'inizio della ripresa abbiamo preso l'1-1, ma buona poi la risposta e il ritorno al gol di Vlahovic, che fa il 2-1. Vlahovic che aveva anche trovato la doppietta per il momentaneo 3-1, che poi è stato annullato dal VAR e quindi sono rimasti 2-1, che poi è stato anche il risultato finale. Juve che comunque mi piace, abbiamo un po' buttato via il, come posso dire, se dovessero continuare così le partite vincerebbe l'Inter, e la partita col Genoa da loro 1-1 sarebbe la partita che ci ha fatto, diciamo, buttare via il campionato. Però il campionato, ripeto, è ancora lungo e io mi aspetto ancora grandi stravolgimenti di fronte. Speriamo in un bel match, quello di settimana prossima, con la Roma di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Noi chiaramente ci faremo trovare pronti, purtroppo senza Cambiasso, che è stato squalificato perché è stato ammonito nella partita precedente in cui era diffidato, ma per il resto sono assolutamente felice. Forza Juve fino alla fine.